Carlos. Si tratta di una missione veramente speciale. Sergente Garcia, ricordo molto chiaramente le vostre ultime 3 missioni speciali e anche alcuni pasti che non avete mai provveduto a saldare. Ebbene, sergente? Ma questa volta è una missione speciale segreta. E siccome è segreta, sia chiaro che tu non mi hai visto. Non sono mai stato qui. Davvero? Ora devo raggiungere il capitano. Sarà di ritorno da Monterey con i cannoni per scacciare gli indiani dalle terre che stanno occupando. No! Cannoni! Oh, certo! In realtà sono solo 2 bocche da fuoco, ma bada, è un segreto. Andiamo, Carlos! Non puoi lasciare che un coraggioso lanciere di Sua Maestà parta a stomaco vuoto, eh? Sì che posso, invece, sergente! Non vi darò neanche una briciola! E intanto pagate il caffè che avete bevuto in segreto! Vedrai, presto avrò un sacco di soldi! Perché sarò io a prendere Zorro! Zorro! Ti prenderò! Che cosa succede, Taina? Sei preoccupata? C'è una tempesta in arrivo! Avverto chiaramente che qualcosa si sta avvicinando. Non può essere un temporale. Il cielo è limpido, c'è il sole. Taina, posso andare a fare il bagno? Ma certo che puoi. Giovane scuola! Dovresti mostrare più rispetto per i più vecchi. Non ho mai visto un giovane hidalgo dipingere un quadro. Lo sto dipingendo per te, Doña Maria. Ma comunque impallidisce in confronto alla più raffinata delle arti. La tua cucina? Grazie, Don Diego. Diego! Ines, che succede? Bernardo ha sentito dire dal sergente Garcia che Monasterio è andato a Monterey per prendere dei cannoni. Che intenzioni avrà? Vuole attaccare i Jumash! Padre! Avreste dovuto dirci che gli ospiti erano già qui. Don Luis, Carmen, finalmente! I deliziosi aromi della cucina sono stati ore di pura tortura. Diego, l'hai dipinto tu questo paesaggio? Sì, certamente. Ci vedi del talento? Avrei dovuto frequentare l'Accademia di Belle Arti. Un pittore nella mia famiglia. Tanto varrebbe avere un ballerino di flamenco. Olé! Olé! Via, padre, Diego sta scherzando, è solo un passatempo. Carmen, un piccolo regalo da parte di noi tre. Oh, Ines, grazie, è magnifica. L'ho fatta arrivare dalla Spagna. Che pensiero gentile, mi piace immensamente. Davvero, grazie di cuore, la adoro. Sergente, non ne sopporto più queste dannate mosche. Io invece non mi reggo in sella. Sono affamato. È una vera crudeltà farci cavalcare a stomaco vuoto.
Io volevo solo scacciare una mosca, capitano. Vedete, l'insetto aveva attaccato Gonzales. Silenzio, Garcia! Oggi pulirai i cannoni. Anche tu, caporale. Ora faremo una prova per vedere se la nostra artiglieria può distruggere il villaggio Chumash. Cannoni da Monterey? L'esercito è diventato una masnada di ignobili briganti. Se tutti i nostri amici Rancheros si unissero a noi, forse riusciremmo a fermarli. Per favore, siate prudente. Avete ragione sul conto di monasterio, ma la vostra idea è pericolosa. Oh, beh, se io fossi il prode Don Diego della Vega, costringerei quei tiranni a desistere. Sì, piomberei su di loro e distruggerei quei cannoni. Ines, lo sai che io sono contrario a ogni forma di violenza. Lo sono anch'io, ma a volte è necessaria, e in questo caso Diego ha ragione. Vi supplico, padre mio, non avventuratevi in un'impresa tanto rischiosa. Non abbiamo paura di quei miserabili lancieri, né di quello stupido capitano monasterio. La mia schiena. La vostra vecchia ferita, padre. Va tutto bene, mia cara, non è niente. Non devono farla franca. Notevole. Spero che mi perdonerete, Donna Maria, ma è il momento di impartire a quel capitano monasterio una lezione o due. Questo è il posto perfetto. Attenzione, al mio ordine! Primo cannone! Fuoco! Ai ai ai! Secondo cannone! Fuoco! Fate silenzio! Lasciatemi assaporare il momento. Non vedo l'ora di contemplare i danni che infliggeremo a quello sporco villaggio indiano. Diego, non hai cambiato idea? È troppo pericoloso, padre. Siamo impotenti contro il fuoco dei cannoni. Vi prego, siete ancora in tempo. Prendete la mia sciarpa, padre. Vi porterà fortuna. Mia cara, dolce, piccola Carmen, torna a casa e non preoccuparti. Forza, andiamo! Bene. Su, svelti! Oh! Avete sentito quel rumore? Che creatura può mai essere? Ascoltate, eccolo di nuovo. Questo? No, tranquillo, caporale. È solo la mia pancia che borbotta. Io e il mio povero stomaco stiamo morendo di fame. Silenzio, o lui vi sentirà. Lui chi? Zorro. È sicuramente qui vicino. Allora... Mi sembrano tutti impazziti. Attaccare i lancieri e alla loro età. E Diego, lasciare che suo padre vada da solo. Carmen, tu tornatene a casa. È una vera follia. No, no, devo fare qualcosa. Ma... Ciao! Carne alla griglia. Una montagna di frijoles. Fagioli. Che male alla testa. Fate silenzio. Affogata in una densa salsa di peperoncino rosso. Nonna
Mia dolce Ines, che cosa ti porta qui a quest'ora, mia cara? Vento di bufera, temo, nonna Taina. Il pollo! No, un grosso cappone arrostito con... Zorro! Grazie, non l'avremmo mai immaginato. Staccate i cavalli, proteggete i carri! Quali sono gli ordini, sergente? Ritirata! Carica! No, aspetta un attimo. Ma chi ha lanciato quelle torce? Questo non è Zorro! Già, ma se non lo è, allora... Smettetela di blaterare, catturateli! Signor sì, capitano! Lancieri! Carica! Svelti! Muovetevi! Sono ben armati, ma li abbiamo rallentati. Ritiriamoci. Soldati, informazione d'attacco. Prendete quegli uomini. Aiuto. Ehi, aiuto. Chi siete? Pensate forse di essere uguali a Zorro? Cosa? No, signore, perché io sono Zorro. Attento, è pericoloso giocare con le armi da fuoco, capitano. Potreste farvi del male. Ti sei procurato un esercito, a quanto pare. Non so chi siano questi cavalieri, ma hanno fatto un ottimo lavoro. No! En garde, capitano! Ma come? Avete perduto la vostra spada? Che increscioso incidente, signore! Resistete, capitano! Prendete! Garcia, incapace! Buono a nulla! Eccomi, capitano! Resistete! Prendetevi tutto il tempo necessario. Notte incantevole, vero? Oh, una stella cadente! No! Zorro! 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 Arrenditi! Come volete, sergente! Adios, capitano! Sergente Garcia, manovra a tenaglia! Prendiamola, forza! Caporale
Grande Gonzales, raduna gli uomini intorno ai cannoni! Voi due, prendete a destra! Mentre io e gli altri lancieri andiamo a sinistra! Forza! Sì, signor, eseguiamo una manovra a tenaglia! Zorro! Zorro! Bene, se l'è data a gambe, eh? Possiamo raggiungere gli altri allora. Capitano! Venite a vedere! Presto! Arrestate subito quell'uomo! Arrestate subito quell'uomo! Catturiamolo! Zorro, quello che si è tuffato. Chi l'ha visto? Non ne sono sicuro, capitano. Non ho avuto il tempo di guardarlo bene. No, sono ancora qui. Non sareste dovuto andare a Monterey a prendere quei cannoni, capitano. Temo che lo rimpiangerete. È giunta la tua ora, Zorro! Carica! Sergente, inseguilo! E non lasciartelo sfuggire questa volta! Artiglieria, puntare i cannoni contro il fuorilegge! Sì, sì. Su, halt! È in trappola! Attenzione! Prepararsi a sparare! Attacco! Più a destra! A destra! Da questa parte! Veloci! A sinistra, presto! Tornado, sei pronto? Girate subito i cannoni e sparate a Zorro! Se fossi in voi mi metterei al riparo! Fuoco! Buenas noches, capitán! Spegnete quel fuoco, salterà tutto! Fermate subito quel carro! Vi ho detto di fermarlo, teste di legno! Sì, capitano! Chissà come ci è riuscito! Chiudi il becco, mangia salsicce, no! Voi? Meglio non attardarci, signorita. Ho riconosciuto vostro padre nella mischia. È riuscito a mettersi in salvo, ma ha lasciato cadere questo. Oh, e gli altri? I Rancheros? Don Alejandro? Stanno tutti bene. Ma lo stesso non si può dire del capitano Monasterio e dei cannoni. Venite, vi scorto a casa. Questa zona è infestata dai banditos. No! Siete al sicuro ora! Adios! Chi siete voi? Shh,
È molto meglio che non lo sappiate. Una volpe astuta sta rintanata nel suo nascondiglio, soprattutto di giorno. Sapete, ho un certo debole per le volpi. Chissà quante volte vi avranno detto che siete incantevoli. Oh. Bene, ci rivedremo molto presto. Lo spero tanto. Oh. Lasciarvi è un dolcissimo tormento, signorita. Adios! Pronto, capitano? Hangar! Allora, siete pronto per il gran finale, capitano? Qui piovono spade, eccellenza! Capitano, ditemi, cosa significa tutto questo? Questo è solo il riscaldamento. Avete tirato piuttosto bene, a proposito. Non indoratemi la pillola. Capitano, avete resistito per 8 minuti e mezzo contro uno... beh, come me. Perdonatemi. Don Esteban Parasol, viceré della California. Permettetemi di presentarvi il leggendario maestro di scherma di Monterey. Maestro Antonio Ramirez della Poterna. Don Diego de la Vega, vostro ammiratore. E questo è il mio amico Bernardo. Viste le nostre recenti difficoltà, ho pensato di invitare il maestro a Los Angeles perché insegni ai nostri soldati nuove tecniche da usare contro... Zorro, senza alcun dubbio. Ha umiliato più volte i vostri uomini. Già. E sventato ogni vostro singolo piano per catturarlo. Quel bandito è stato molto fortunato. Tutto qui. E inoltre vi ha battuto in ogni combattimento con la spada. Non è così? E la vostra conclusione è? La mia conclusione? Oh, ma certo! Anch'io potrei approfittare di qualche lezione del maestro Ramirez. E lo stesso voi, caro Don Diego. Dovete allenarvi se volete affrontare Zorro. E anche gli uomini più fidati, soldati e rancheros, dovrebbero diventare invincibili. E se quello Zorro attaccasse la hacienda di De La Vega? O un'altra fattoria? O il palazzo? Sarebbe veramente terribile, vicere, ma non succederà. L'unico problema è che sono contrario all'uso della violenza. Distrugge l'armonia spirituale. Oh! Perché non lo raccontate a Zorro? So, rilassatevi. Consideratela un esercizio. Esercizio? Sotto questo sole ardente e con questa odiosa polvere? Oh, andiamo, Don Diego. Ormai è deciso. Un po' di ginnastica non può certo farvi male, ragazzo. Ci vediamo domani per la lezione. Sì, quel presuntuoso maestro di scherma si merita una bella lezione. Ah, è vero, c'è sempre il rischio di essere smascherato. Quindi dimostrerò a tutti la vastità del mio talento. Patetico! Peggio di quanto potessi immaginare. Ah, molto bene davvero. Voi, soldato, avreste ogni probabilità di vincere contro la mia cara e anziana nonna. Francamente, capitano, non mi avete dato un gran materiale su cui lavorare. Vi parrà strano, ma non avete ancora visto il peggio. No! Chi vi ha insegnato a usare la spada? La mia cara nonna? Vostra nonna, sergente? E dove? Nella sua cucina. Oh, anche nella sua cucina, ma... ma... Silenzio, sergente! Non siamo certo venuti qui per sentire la storia di tua nonna. Questo Zorro deve ormai conoscere ogni attacco, ogni affondo compreso nel vostro molto, molto elementare, arcaico, semplicistico, repertoire. In breve, male, assolutamente male. No, peggio che male, malissimo, patetico, spaventoso. Perciò ora io vi insegnerò una nuova mossa, una stoccata segreta di mia invenzione che Zorro non può conoscere. L'affondo del maestro. En garde! Attacca, sergente! Ma perché proprio io? Perché tu sei un sergente, sergente! Signore, se il sergente non è all'altezza del compito, io sono a vostra disposizione. Cosa? Tu?
Un caporale! Chi dice che io non sia all'altezza del compito? L'hai detto tu prima! Oh, quella no! Quella era una strategia! En garde! Questo, sergente, sarà il vostro nuovo affondo segreto contro Zorro. Schivare l'attacco, cambiare mano, fendente, montante, disarmare e poi affondare per finire. Muoviti, sergente, non abbiamo tutto il giorno. Sì, capitano. Proveremo la mossa a velocità ridotta. Anga! Cambio mano. Capito! Beh, continuate a esercitarvi. Con un po' di impegno dovreste riuscire a impararla prima che inizi il XX secolo. Perlomeno è quello che spero. Ti conviene assimilare le istruzioni del maestro Ramirez immediatamente. Sì, signor capitano. O ti spedisco al reparto lavanderia seduta a stante. Maestro! Maestro! En garde! Ce l'ho fatta! Capitano! Maestro! Avete visto? Avete visto? Almeno tu mi hai visto, non è vero, Gonzales? Non ho visto nulla. Proprio nulla, sergente. Allora, signori? Eccomi qui, maestro. Sono pronto a cominciare per primo. Procediamo. Don Diego, la vostra è una spada da cerimonia, mon ami. Ah, sì, infatti. Mi è stata regalata da mio padre, Don Alejandro de la Vega. Ed è assolutamente inadatta per tirare di scherma. Dite sul serio, ma è così bella, una vera opera d'arte. Dovreste appenderla in salotto. Ora vediamo se riesco a trovarvi qualcosa di un po' più... efficace. Ma, eccellenza, dite cose così spaventose. Dobbiamo combattere per davvero? Da quel che vedo non mi sembra un avversario temibile. Credo che sia prudente non infierire. Ma maestro, lo prenderebbe senz'altro come un affronto. No, dovete trattarlo come se fosse Zorro in persona. Andiamo come se fosse Zorro. Ma capitano, Don Diego potrebbe non sopravvivere a quello scontro. Me ne farei una ragione. No, non è neanche stata lucidata. Dunque, Don Diego, prima di cominciare la mia lezione, devo assaggiare le vostre capacità. Perciò, alzate la spada e preparatevi. Ma è normale che sia così pesante. Anga! Ma è proprio necessario. Lo è, Don Diego. È indispensabile che miglioriate la vostra abilità con la spada. Cosa? Questa lezione ha perso ogni attrattiva per me. Credo che sia giunto il momento di accomiatarmi da voi. Oh, ma Don Diego, non volete diventare più bravo? E se Zorro attaccasse? Su, via, andavate benissimo. Se Zorro attaccherà, spero che abbia il buon gusto di farlo con una spada da cerimonia. Così ci limiteremo ad ammirare le armi senza causare alcun danno. Ecco un perfetto incompetente. Siete pronto per la vostra lezione, eccellenza? Io? Oh, ecco... Beh, naturalmente. Oh, la mia lombaggine non mi dà tregua oggi. Non è possibile rimandare la mia lezione. Come volete. Per allora, chissà, anche Don Diego de la Vega sarà pronto per la lezione numero 2, quando gli asini voleranno. No, maestro, temo che abbiate spaventato a morte il nostro amico Don Diego. È un vero peccato. Sì, un buon amico che però ci abbandona alla prima difficoltà. Un buon amico, capitano, che è appena tornato dalla Spagna. Un caballero molto elegante che ci fa onore. Elegante? Indubbiamente. Non avete visto con che occhi lo guarda la signorita Carmen? Vi piacerebbe se guardasse così anche voi? Se la signorita avesse visto come maneggia la spada, non lo degnerebbe neppure di uno sguardo. Devo ammetterlo, Don Diego non durerebbe a lungo in una delle nostre famose competizioni. La trovo davvero un'idea brillante, signore. Dite sul serio? Assolutamente. Il nostro Zorro non resisterà alla tentazione di cimentarsi. E allora, cari signori, finalmente riuscirò a eliminare quel gaglioffo. No, lo farò io. Non dimenticate che l'idea è venuta a me. Geniale, aggettivo che mi calza a pennello. Sapete, capitano? Sorprendo me stesso ogni giorno.
Il capitano Monasterio ha organizzato una gara. Una grande competizione di scherma. Domani a mezzogiorno, in onore del maestro Ramirez. Il vincitore riceverà come trofeo una bellissima medaglia d'oro massiccio. Grazie, Donna Maria. Che cuoca meravigliosa siete. E che moglie meravigliosa sareste. Un soldato passa ore e ore con il fondo schiena incollato alla sella, semplicemente per compiere il proprio dovere, e spesso senza mettere niente sotto i denti. Sembra spaventoso. Spaventoso? Trovate davvero? Abbondante sì, imponente certo, ma spaventoso. Non il vostro fondo schiena, sergente, il torneo comincia a mezzogiorno. Io non mi alzo mai prima delle due. Ma dovrai partecipare per difendere l'onore della famiglia. Lo trovo disumano. Se mio figlio non gareggerà, io lo farò. Padre, no, è troppo pericoloso. Ma, Don Alejandro, non vorrete angosciare vostra figlia correndo questo rischio? Vi assicuro che mio padre non farebbe mai una cosa... Sono pronto. Ma, padre, siete troppo vecchio per un'impresa simile. Vecchio? Io? Ma se sono nel fiore degli anni. D'accordo, allora gareggerò. Lo faccio a malincuore, ma dal momento che devo, affronterò la gara al posto di mio padre. E mi assicurerò che nessuno faccia del male a Don Luis. Adios! Señores, venga! Una caraffa così a poco? Che cosa c'è? Vuoi farmi fallire? Ah, ricordati che non facciamo credito. Comprate un pegno, un dono da offrire alla vostra amata. Volete una bella collana, signorita? Il vincitore si aggiudicherà la medaglia d'onore graziosamente concessami da Sua Maestà, il nostro buon re di Spagna in persona. Un tesoro realizzato in vero oro massiccio. Oh. Diego, non hai una persona speciale a cui offrire un dono per l'occasione? Signoritas, è stato impossibile per me scegliere tra il fulgore abbagliante di due meravigliose stelle. Non è necessario, padre, ha già provveduto il capitano. Insomma, Diego! Non esagerare, capito? Carmen è mia amica. Ma sai che lo faccio solo per proteggerla. Smettila! Per me sarebbe un grande onore scortarvi, signorita. Siete molto gentile. Ed ora, il signor Don Diego de la Vega contro il caporale Ignacio González. Cavalieri, en garde! Diego, alza quella spada! L'idea è di difendere l'onore della famiglia de la Vega, non di affossarlo! Ma padre, non posso tirare di spada e usare il ventaglio allo stesso tempo! Su, Diego, non sei venuto qui per sventolarti con il ventaglio! Ma allora non potrebbe farlo, Bernardo! Fa un caldo terribile! Se potesse stare alle mie spalle, io... Diego, attenzione! Diego, va tutto bene? Ma no che non va tutto bene! Questo giacchino è di seta pura e ora è macchiato e danneggiato in modo irreparabile. Ma forse il mio sapone spagnolo riuscirà... Presto, portami a casa, Bernardo! Non è esattamente un campione con la spada. Dico bene, signorita. Non lascerò che l'onore dei De la Vega venga infangato così! Parteciperò anch'io alla competizione! Ti prego, padre, no! Beh, amico mio, un obiettivo l'avete raggiunto. Avete ridicolizzato il vostro rivale di fronte alla signorita. Peccato però che Zorro non si sia ancora fatto vedere. Fidatevi, io so che verrà. Presto, Bernardo, non dobbiamo farli attendere troppo. Sono così ansiosi di catturare Zorro. Tornado!
Bravo, amico mio! Bravissimo! I nostri semifinalisti sono il prode capitano Monasterio e il signor Don Luis Villalonga. Allora, vi state divertendo, Don Luis? Certo, capitano. In effetti potrei anche vincere la gara, nonché la medaglia del nostro famoso maestro. Oh, ne siete convinto? Signores, en garde! Capitano, dimenticate che è un torneo amichevole, non all'ultimo sangue. Ancora convinto di vincere la gara, Don Luis. Ora basta! En garde, capitano! Zorro! Zorro! Sono qui per la vostra gara, capitano! Sì, lo so! E presto ti farò pentire di essere venuto a sfidarmi! Mi auguro che non sia troppo tardi! Oh, due contro uno! Volete proprio viziare? Però ci sapete fare! Niente male, siete migliorato, capitano. Vedo che le lezioni del maestro di cui tutti parlano non sono andate completamente sprecate. No! Mancato! Catastrofe! Perché? Indossa anche lui un giacchino di seta. Avete fatto un buon bagno, capitano? Te la farò pagare, Zorro! No, capitano, ora è il mio turno. A questo punto la questione è tra Zorro e il maestro. E il maestro sono io. È per questo che sono qui. Per vedere se Zorro può superare in maestria il maestro. Bene, allora, en garde! E voilà! Sì, siete bravo, questo devo riconoscerlo. Ma io sono sempre il migliore. Zorro! Anche se fosse vero. Io ho altre capacità. Per esempio, la calligrafia. Inoltre, me la cavo bene anche come barbiere. Vi muoverete molto più agilmente senza il peso di quei baffi. No! I miei adorati baffi! È stato un piacere. Allora, miei cari concittadini, chi ha vinto il torneo del capitano? Gracias, amigos! Soldati, arrestate quel furfante! Oh, capitano, mio capitano! Mi sono forse trattenuto troppo? Sergente, presto, l'affondo segreto! Ehi! Sergente Garcia, avete eseguito quella mossa alla perfezione! Oh, lo pensate davvero? Sì, siete stato geniale! Oh! Adios! Adios, Zorro! Garcia! È davvero una bella medaglia. Vi prego, ringraziate Sua Maestà per me.
Per il momento, adios! E osate definirvi un maestro? In che cosa eccellereste? Nell'arte di farvi umiliare da un bandito? Oh, però se ben ricordo, voi siete stato sconfitto prima di me! Che vorreste dire, patetico spadaccino da quattro soldi? No! Peccato che Diego si sia perso il finale. Sarebbe stato estremamente istruttivo per lui. È incredibile che Zorro abbia affrontato tutti quei formidabili spadaccini da solo. Rabbrividisco ancora il pensiero. I vostri sentimenti vi fanno onore, signorita. Zorro! A voi! Oh. Per l'onore della famiglia della Vega! Viva Zorro! Viva Zorro! Viva Zorro! Viva Zorro! Viva Zorro! Avrei compiuto 90 anni prima di rivedere la California. Allora, com'è Città del Messico? Raccontami, sei stata al Palazzo dei Viceré? Sì, certo. Aspetta, ma sei qui da sola? Dov'è Diego? Non è ancora tornato dalla Spagna. Diego non si è ancora alzato. Lo conosci, è sempre stato un gran dormiglione. Ricordo il giorno in cui mi ha regalato questo braccialetto Chumash. Già, anch'io ricordo molto bene quel giorno. Tu sei caduta da cavallo per quella ridicola scommessa che avevi fatto con mio fratello. Ricordo che mio padre si era veramente infuriato. Oh, Diego. Era sempre allegro e privo di preoccupazioni. Odiava rimanere chiuso in casa a leggere o studiare. Senza dimenticare quanto era carino. Lo sai, in questi ultimi anni Diego è un po' cambiato. Non dire una parola. Amo le sorprese. Ehi, padre! Diego, ho grandi notizie per te. Ho appena visto Don Luis. Sua figlia Carmen è appena tornata. Carmen? E come sta? Me lo chiederai tu stesso. Andremo a trovarli nel pomeriggio, d'accordo? Che ne diresti se vi sposaste dopo il raccolto? Non è una buona idea? L'unione delle nostre due famiglie sarebbe davvero un evento storico per la California. Un momento. Sono appena tornato dalla Spagna. Non vi sembra un po' presto per parlare di matrimonio? È troppo presto per sposarti? E va bene, vorrà dire che daremo una festa di fidanzamento. Che problema c'è? Ecco, sergente, la specialità del giorno. Pesce spada! Ehi, hai sentito, Gonzales? Carlos ha messo il pesce spada sul menù. Bene, soldati, ispezionate le stalle mentre io vado a ispezionare il pesce spada. Ma, sergente! Non fare obiezioni! E voglio anche che strigliate i cavalli con grande cura. Garcia. Oh, capitano, signore! Sì, capitano! Hai interrogato la gente del posto? Hai scoperto se qualcuno di loro sa dove si nasconda Zorro? Non ho ancora trovato nessuno che lo sapesse, oh mio capitano! Interroga tutti quanti, ci sarà pure qualcuno che possa darci delle informazioni. Oh, sì, certo! Per esempio, potrei interrogare i camerieri e i clienti della locanda! Garcia! Su, su, sergente. I cavalli devono essere strigliati con grande cura. Quell'uomo, per esempio, portatelo qui. Forza, voglio interrogarlo. Sì, signore. Che succede? Cosa volete da me? Quando ero ancora in carica, l'esercito era tutta un'altra cosa. Quel monastero, quando la smetterà di tormentare la gente di questo paese?
No, oh, io detesto quell'uomo. Ines, hai sentito parlare di Zorro? Sì, ne ho sentito parlare. Ero presente la prima volta che ha fatto la sua apparizione. Che fortuna. Don Luis, non sapevo che vostra figlia fosse tornata in città. Oh, signorita, la vostra bellezza è addirittura abbagliante. No. Los Angeles ha una grandissima fortuna perché ospita le due più belle rose di tutta la California. Oh, capitano, state esagerando. Neanche un po'. Io non cambierei nemmeno una sillaba di quello che ho detto. Capitano, io e mia figlia dobbiamo tornare nella nostra hacienda. Villa Longa non dovrebbe permettersi di trattarmi in questo modo. E nemmeno le due signoritas. Sei veramente tu? Certo che sono io, sciocchina. Hai un aspetto incredibile. Quasi quasi non ti riconoscevo. Cosa? Mi stai dicendo che una volta ero brutta? No, tu non sei mai stata brutta. Sei sempre stata... sì, insomma... carina. Carina? Credevo che avessi imparato qualche parola più gentile al college. Forse è meglio che ti presti qualche libro. Salve, Don Luis. Salve, amico mio. Come sono carini insieme. Lasciamoli da soli a fare dei piani per il matrimonio. Dovrò aggiungere delle stanze alla mia casa per i nostri futuri nipotini. Che fantasia hanno quei due. È vero. Mi domando dove le prendano certe idee. Chissà dove. Tu e io non ha alcun senso, dico bene. Noi siamo buoni amici. Ci conosciamo da così tanto tempo. Già, forse da troppo. La California è cambiata da quando ero bambina. Il comandante monasterio ha reso la vita impossibile a tutti. Tu che cosa pensi di fare per difenderci? Eh? Niente. Niente? Diego della Vega, mi vergogno di te! Meno male che c'è Zorro! Ah, no, ti prego. Non dirmi che sei una sua ammiratrice anche tu. Almeno lui è coraggioso, ardito. Tu sembri ancora un ragazzino. Ah, che noia. Cos'è questo? È orribile. Tutto rovinato, consunto. E poi fa pugni con il tuo vestito. Dovresti comprarne un altro. No, non voglio comprarne un altro. Io... Oh, sei un vero disastro. Io me ne vado. Carmen! Diego! Capitano! Come va? Che cosa vi porta all'hacienda di Don Luis? Questioni militari, Don Diego. Allora, Diego, si può sapere che cosa ti ha preso? Don Luis è il mio migliore amico. Mi spiace molto, padre. Ero annoiato da tutte quelle lacrime. Non vedo l'ora di tornare in hacienda, stendermi e leggere le mie poesie. Sì, d'accordo, hai ragione. Questa volta ho un po' esagerato. Almeno avrebbero potuto portarci qualcosa da mangiare. Qual è questo importante argomento di cui volete discutere, capitano? Don Luis, a Los Angeles si dice che siete solito criticarmi apertamente. E chi lo dice? Quell'onesta povera gente che incarcerate solo perché protesta? Vi rendete conto che per un'insolenza del genere potrei arrestarvi all'istante? In ogni caso, sono qui per farvi una proposta. Mi concedereste la mano di vostra figlia? Carmen? Esattamente. Se accetterete, dimostrerete a tutti che mi siete leale. Voi volete diventare un proprietario terriero, questa è la verità. State molto attento, Villalonga. Se Carmen non diventerà mia, io vi rovinerò. Tornerò presto a trovare la vostra dolce figliola. Fuori da casa mia, capitano. Vi suggerisco di ricevermi con tutti gli onori degni di una persona del mio rango. Padre, ho sentito tutto. Cosa ne sarà di noi? Non ti preoccupare, tesoro. Non consegnerò mai mia figlia nelle mani di un bandito, anche se indossa l'uniforme dell'esercito.
preso un colpo di sole o cosa? Perché hai raccontato tutte quelle sciocchezze a Carmen? Perché Zorro non può certo sposarsi. Senti, Carmen è fantastica, sono stato felicissimo di rivederla. Ma se la sposassi, scoprirebbe che io sono Zorro. E questo la metterebbe in pericolo. Oh. È meglio che per ora stia lontana da me, per la sua sicurezza. Eh? Diego della Vega. Buongiorno, padre. Ben arrivato. Buongiorno, Ines. Se non andrai immediatamente a parlare con la tua fidanzata, chiedendole scusa in ginocchio, ti caccerò fuori di casa. Senza i tuoi libri di poesia. D'accordo, padre. Lo prometto. Oggi canterò con la mia chitarra una bella canzone a Carmen per chiederle perdono. Oh. Se sapessi che sei sordo, ti darei tanti di quei messaggi da riferire a Don Diego. Che tipo? Ha mandato te a farmi la serenata. Ah, quando lo vedo gli strappo tutti i capelli. Grazie, Bernardo. Carmen ha davvero molto apprezzato. Lei ha sempre avuto una grande passione per la musica. Non mangiare! Non mangiare i fiori, cavallo cattivo! Salve, Bernardo! Questi fiori non sono per te! Sono per la signorita Carmen! Non farlo! Il capitano ci scorti che la bevi tutti e due! Ai, ai, ai! Mi spiace, capitano, ma ho la sensazione che la signorita Carmen non apprezzi particolarmente i fiori masticati. Fiori? Io sono allergico ai fiori. Oh, guarda che bello! No! La pagherai per questo, Garcia! Sì, signore! Quanto vi devo, signore! Ne riparleremo! Ora facciamo visita ai Villalonga. Voglio distruggere quella arrogante famiglia per sempre. Buongiorno, signorita Ines. Lavoro, sempre lavoro, notte e giorno, neanche fossimo degli schiavi. E adesso ci tocca anche arrestare tutti i Villalonga. Diego! Presto! I Villalonga sono in pericolo! Thank you.
Muoversi, muoversi! Andiamo, forza! Non abbiamo fatto niente. Forza! Muovetevi, muovetevi! Non avete il diritto di farlo. Ordini del capitano. Vi portiamo via tutti quanti. Vogliamo scoprire se sapete qualcosa di Zorro. E resterete a mia disposizione finché non ci avrete detto tutto quanto. Noi non sappiamo niente di Zorro. Questo è un sopruso. Don Luis, aiutateci. Sono con voi, state tranquilli. Riusciremo a cavarcela. Fermi, mani in alto! Muoversi! Signorita! Capitano, che cosa ci fate qui? Sono venuto a rendere omaggio alla futura signora Monasterio. Oh, e dove sarebbe? Non sapevo che avessimo ospiti in casa. Vi comportate come vostro padre. Voi pensate di fare quello che vi pare solo perché siete dei ricchi rancheros. Ma io so quello che ci vuole per la gente come voi. Zorro! Capitano! Signorita, perdonatemi se sono qui senza essere stato invitato, ma credo che il capitano abbia bisogno di lezioni di galanteria. Ah, en garde! Capitano, per conquistare una fanciulla occorre pazienza! Le donne amano i poeti, lo sapevate, capitano? Forse dovreste parlarle della bellezza delle stelle. Forse tu dovresti stare zitto! Zorro! Sei finito, Zorro! Sembra che stiano combattendo là dentro. Zorro! Garcia! Sparagli! Cosa stai aspettando? Fulmina questo bandito! Non qui in casa. Potremmo danneggiare qualcosa, no? Oh, mi dispiace tanto. Capitano, sto arrivando! Ehi, c'ero prima io! Garcia! Soldati, bloccate le uscite! Sì, signore! No. Fermo! Anchor! Ce l'abbiamo fatta! Guardate qua! Sei in trappola! Garcia, sei un incapace! Grazie, sergente. È stato un piacere. No. Arrenditi subito, manicondo! Insomma, prendetelo! Questa è la tua fine, Zorro! Cucù! Capitano, è giunto il momento di dirci adios.
Ma tornerò ancora per darvi qualche altra lezione di galanteria. Adios! Dove è andato? Soldati, trovatelo! Certo, sì, subito, capitano! Nessuna traccia di Zorro, capitano! È sparito! E anche i Beones sono spariti! Va bene! Per questa volta il vostro amico vi ha salvato, Don Luis. Ma la prossima volta andrà diversamente. Torniamo al presidio, forza! Sì, signore! Agli ordini, capitano! Agli ordini, capitano! Salve, signorita. Prima di andare, volevo assicurarmi che voi steste bene. Sì, e devo ringraziare voi per questo, signor Zorro. Oh, non dovrei accettarla, ma avete rischiato la vita per noi. Dovreste essere più prudente. Nessuno riuscirà mai a prendermi, questo ve lo prometto. Vai, tornado! Corri come il vento!